nuovo video. Allora, oggi sono contentissima, sono particolarmente euforica perché vi faccio vedere una delle mie acconciature preferite. Sì, perché voi direte, ma Ele, ma è un semplice chignon. Non è assolutamente così, perché come vedete qui di lato i capelli sono belli morbidi e danno questo aspetto molto romantico, casual, elegante però allo stesso tempo. Quindi questa acconciatura è perfetta per tutte le occasioni. Voglio andare a lavorare a un appuntamento importante con un cliente o anche in ufficio, bisogna essere in un certo modo, oppure voglio andare in tuta a prendere i miei figli a scuola, voglio andare al supermercato, voglio andare dove mi pare a me. Secondo me questa acconciatura è perfetta per qualsiasi occasione. Adesso voi me la vedete con su la ciambella. Ho voluto spendere un po' più di tempo esclusivamente per fare le foto, perché in foto questa acconciatura è molto più bella e fa molto più scena con la ciambella, che è questa cosa tonda che vendono praticamente ovunque, anche da H&M, che vi fa un effetto di chignon più pieno, soprattutto per chi come me ha pochi capelli. Però nel tutorial vedrete che io ho realizzato questa acconciatura senza ciambella, perché in effetti è quello che farei veramente se mi dovessi preparare, perché poi anche stare tutto il giorno con la ciambella a lungo andare, non lo so, mi pesa un po' la testa. Sono tutte cose mie, ovviamente voi potete giustamente fare quello che più preferite. Quindi, un'acconciatura casual ma elegante allo stesso tempo, vi faccio vedere in pochi step quello che serve per realizzarla. Di cosa abbiamo bisogno per realizzare questa acconciatura? Di pochissime cose. Allora, forcine di vario genere, sia quelle fatte in questo modo che quelle chiuse, quindi sia quelle aperte da chignon che quelle chiuse. In quantità, poi un elastico nero, sicuramente nero perché ha capelli neri, un elastico, ok? Una pinza per raccogliere i capelli, poi avremo bisogno sicuramente anche di una spazzola e poi se una cosa alternativa, se ce l'avete, quel pettinino che ha la punta per agevolare il discorso di dividere la chioma, ma è una cosa opzionale. Direi che non c'è. Ah, sì, ovviamente se volete fissare il tutto, ma a me più spettinata è, più mi piace anche una lacca, ecco, dipende anche un po' dai gusti. Partiamo subito. Ok, inizio pettinando i miei capelli. Lascio fuori la parte, diciamo, dei ciuffi, del ciuffo, dei ciuffi. Io in questo caso probabilmente lascerò queste due ciocche qua. Partendo da sopra le orecchie, traccio una linea con le mie dita. Praticamente potete usare questa, però mi trovo meglio con gli indici. Da sopra le orecchie tiro una riga. Dove si incontrano le dita, prendo i capelli e divido in due, diciamo, la mia chioma, no? A fare una codina del genere. Ora mi giro così che potete vedere bene e lego provvisoriamente con la mia pinza, perché adesso non dovremo lavorare su questa parte. Prendo e faccio uno chignon di questa metà di capelli, cioè li lego. Li giro intorno. In questo modo. Fatto questo, devo assicurare il tutto con le mie forcine. Poi prendo questa parte di capelli che mi è rimasta, eccola qua, la spazzolo un attimo. Con questa spazzolina stile Barbie, diciamo così, divido in due questa sezione di capelli, così. Questa parte qua, vedete, mi aiuto, in maniera molto morbida, la giro intorno al mio chignon e lego con una forcina. Stessa cosa farò con l'altra parte e giro intorno anche qua.
e assicuro il tutto con una forcina, ovviamente.